perché oltre all'abbraccio che ha dimostrato il gruppo unito, baci e abbracci, infatti. Baci però nello spogliatoio magari. Anche qua, perché no? No, una cosa che da fuori volevo dire, che comunque voi provate sempre a giocare a calcio, quindi questa è una cosa comunque bella, anche partite così che magari uno dice giochiamo per divertirci, c'è sempre questo tentativo. Se, se no non entra, non si cambia. Tu sei un po' il mister, cioè fai cambi, organizzi. Dopo questo ritiro in Spagna di 6 mesi sono ritornato a fare il mister della squadra e è andata bene, abbiamo giocato bene, i ragazzi sono in forma. È una squadra che forse può vincere con tutti e perdere con tutti, è vero? Quello che ho visto io almeno. È la verità. Potenziale c'è, forse magari la continuità. Un po' di continuità, far girare la palla e poi la qualità tecnica ci sono. Lì Alex, che forse anche in mezzo al campo dovrebbe essere il cervello della squadra, sì. E per questo noi possiamo perdere con tutti. Il perdere con tutti è, cioè, se gioco io possiamo perdere con tutti, se non gioco possiamo vincere con tutti, questa è la verità. Però il mister mi vuole bene, cioè mi mette in campo in questo. È quello che lo abbracci così. Certo, è per questo, e dopo ci sono i baci, cioè. Vabbè ragazzi, vi lascio andare a bere perché so che il venerdì per voi è sacro e quindi so che andate a festeggiare. Di magro. Va bene, grazie a voi. La prendi, bella partita. Ciao ragazzi. Ciao Alex. Ciao, alla prossima.